Un incontro teso alla comprensione della nuova legge regionale sulle reti di contratto e i laboratori di analisi è stato promosso dalla locale Confapi di Napoli, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Un convegno che ha voluto far incontrare gli operatori del settore con il mondo istituzionale per comprendere i nuovi meccanismi di legge. Ascoltiamo Silvana Papa, presidente Confapi Sanità. Con questa legge regionale per la prima volta non si parla più di consorzi, si parla solamente di un limite di prestazioni, quindi bisogna aggregarsi per raggiungere le 200.000 prestazioni. C'è una moratoria anche con un tempo lunghissimo che ci aiuterà anche ad elaborare e a meglio strutturare la rete dei laboratori. E quindi per noi è un grandissimo successo. Tra i presenti il segretario di Federbiologi, Elisabetta Argenzian. È una pietra miliare nel percorso che abbiamo iniziato 4 anni fa con FAPI, con il quale abbiamo, con il sindacato, con il quale l'associazione datoriale con la quale abbiamo un patto federativo. E questa conferenza stampa è nata dall'esigenza di ringraziare i politici che hanno appoggiato la nostra causa, di chiarire i vari punti della legge e soprattutto di dare una serie di linee guida per poter fare in modo che si possa arrivare alla definitiva riorganizzazione con varie forme associative che tutelino sia la professionalità sia il lavoro. Intervenuta il consigliere regionale Antonella Ciaramella. Noi abbiamo cercato finalmente di affrontare il problema, innanzitutto ponendo un termine per richiedere l'aggregazione, ma da quel momento in poi per accompagnare questo processo e quindi ascoltare il territorio, ascoltare le imprese e soprattutto salvaguardare i livelli occupazionali.